Morning Coffee Talk at 059. Morning Coffee Talk at 059. 059. Buongiorno a tutti, lunedì 16 di settembre. Allora, giornata di oggi avremo una parte di forza sullo squat e sul front squat in particolare, e poi abbiamo un workout che è un E4 MOM, quindi ogni 4 minuti per 4 round di bello tosto. E allora, è strutturato in questo modo: abbiamo 4 minuti per completare 25 front rack con un dumbbell, 20 box jump e massimo numero di thruster con un braccio nel tempo che avanza dei 4 minuti. Ok, c'è una particolarità, e cioè che lo score di questo workout è ovviamente il numero di thruster che abbiamo fatto nel tempo che avanza. Se in un round facciamo meno di quello precedente, il nostro score del round sarà 0. Ovviamente non è una gara, ok? Ma questo ci serve per cercare di capire quanto posso spingere nei primi round senza morire negli altri. Della serie mi serve per conoscere un pochino il mio livello. Quindi se io parto, faccio 25 affondi con un dumbbell in front rack e ci metto un minuto, poi faccio 20 box jump, ci metto 40 secondi, mi avanzano 2 minuti diciamo con le transizioni per fare massimo numero di thruster. Diciamo che io in 2 minuti faccio 35 thruster il primo giro, mi sono ucciso, non mi sono tenuto niente di recupero. Il secondo round sono morto, ci metterò più tempo, non riuscirò a fare 35 thruster, ne farò magari 20, e in questo caso il mio score è 0, ok? Quindi cosa devo fare? Devo essere bravo a fare a tenermi sempre un pochino di recupero, non troppo, il giusto per non poi esplodere nel round successivo, ok? Quindi questa è l'idea di questo workout. Poi ovviamente non c'è nessuno che darà lo score e non cambierà nulla se io sbaglio un round, ne ho fatte 30 al primo giro, il secondo ne faccio 29, il mio score in teoria è 0, ma non succede nulla, non è che c'è una penalità o una penitenza, però mi servirà per capire che la prossima volta invece di fare 30 al primo giro magari devo fare 28, così i 28 riesco a tenerli per tutti e 4 i giri. Poi io ho detto 28, ma può essere 30 come 20, ok? Diciamo che in teoria mi avanzano 2 minuti di tempo per fare l'AMRAP di thruster. Di questi 2 minuti di tempo non dico di tenermi un minuto completo di recupero, ma almeno una quarantina di secondi me li devo tenere. Quindi in teoria, col fatto che abbiamo thruster con solo un dumbbell, quindi non è così pesante, io dovrei riuscire a farne comunque sempre più di 20, comunque un numero compreso tra 20 e 30. Questo dovrebbe essere più o meno il mio obiettivo. Ok? Come sempre, ripetiamo il workout: abbiamo un E4 MOM per 4 giri. Ogni giro è composto da 25 front rack con un dumbbell, front rack affondi, scusate, con un dumbbell, 20 box jump e massimo numero di thruster nel tempo che avanza. Vi ricordo che dobbiamo fare un numero di thruster sempre uguale o superiore al round precedente. Il nostro target deve essere, come dicevo prima, superiore alle 60 rep, quindi cercare di fare almeno di base 15 thruster a round. Ok? Un abbraccio a tutti, come sempre, vi aspettiamo al max. Ciao! Morning Coffee Talk at 059 059.